Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi invece parliamo di questo bel signorino qua, ovvero Ramù. Dobbiamo affrontare Ramù, ovviamente non tenterò la quest da 166 perché è troppo difficile, ovviamente, almeno non mi sento pronto in realtà con il setup che ho, anche perché il mio setup acqua in questo caso è molto più debole rispetto agli altri. Ho delle buone materie fuoco e ghiaccio in realtà, ma materie acqua le mie fanno veramente cagare, non me ne sono uscite buone, quindi non mi sento molto confident, come si suol dire, quindi non mi sento molto sicuro ad affrontare Ramù con questo mio setup molto approssimato, per cui faremo lo stage normal, ripeteremo lo stage normal, anche se l'ho già fatto, quindi sono abbastanza sicuro di riuscire a completarlo, anzi probabilmente anche con un tempo migliore, con un record migliore, però quando avremo la possibilità di andare avanti faremo sicuramente anche le difficoltà più difficili, o comunque vi porterò poi successivamente le run delle difficoltà più difficili. Detto ciò, che cosa dobbiamo dire? Ramù, come potete notare, ciò che ci viene raccomandato è solo per lo stage normal già un power di almeno 90.200, quindi la summon più difficile al momento da affrontare allo stage normal, con elemento acqua, sigillo triangolare e poi sigillo abilità che abbiamo già imparato a conoscere con Ifrit. Andiamo a vedere nello specifico gli Electro Rang dai Thunder Bomb, quindi diciamo abbastanza easy in questo caso come wave, non come quelle di Shiva che già erano più impegnative. Qui abbiamo lo stesso identico nemico che avevamo da Ifrit, solo elettrico, quindi anche lui immune al poison e però efficace, gli attacchi fisici sono efficaci e debole all'acqua. Thunder Bomb stessa identica cosa, immune alla paralisi, quindi allo stun in teoria, e anche lui quando gli HP stanno per scendere andrà a esplodere in burst. Mentre invece per quanto riguarda Ramù, anche lui possibile debuffare in diversi modi, solo che lui attacchi fisici comunque non ne fa, quindi la cosa ideale sarebbe debuffare il suo attacco magico, e a questo proposito dovrei andarmi a craftare un mana breach in questo caso, che è possibile ottenere adesso grazie ai nuovi dungeon che sono stati inseriti all'interno del gioco, quindi se possedete mana breach utilizzatela perché è molto molto comoda in questo caso. Quindi possiamo praticamente abbassare ovviamente la sua potenza di lightning con i danni, e quindi funziona un po' come tutte le altre summon che hanno la loro carica e noi dobbiamo infliggere danni. In questo caso non ci viene consigliato di infliggere danni di tipo acqua, in questo caso l'acqua è soltanto la sua weakness, quindi ci consente di fare più danni diretti al nostro avversario, però in generale utilizzate ovviamente water blow, tutto quello che avete di tipo acqua, e fate ovviamente i vostri danni. Io ho già preparato un setup, anche se in realtà adesso voglio vedere se riesco a craftarmi una mana breach al volo, perché comunque posso accelerare il tempo del crafting delle materie, quindi magari un secondo cerco di farlo e poi parliamo del setup. Ok ragazzi, ho creato un mana breach e vi posso dire che mi è anche uscita forte, proprio totalmente a caso, non me l'immaginavo. Mi è uscita un mana breach di livello 3 addirittura, con un'ottima statistica per quanto riguarda HP e attacco magico, che mi sono uscite in percentuali. Peccato attacco fisico e heal, che sinceramente le avrei preferite in percentuale, però sinceramente parlando va bene, va assolutamente bene. E tra l'altro mi sono anche confuso, perché purtroppo la mana breach non abbassa l'attacco magico, ma abbassa la difesa magica, quindi non mi serve tantissimo. Ero convinto potesse essere una sorta di abbassamento dell'attacco magico, e non ricordo perché effettivamente avevo questo ricordo latente in testa, però a quanto pare no, abbassa la difesa magica. Me la tengo semplicemente perché comunque mi fa comodo per le statistiche, mi è uscita comunque una buona materia, ma non credo comunque di utilizzarla, perché in questo caso non mi serve praticamente a nulla. E vorrei vedere effettivamente, no, se avevo, no vabbè,
A questo punto io direi di mettere Night Bloom, al male male che vada, debuffo. Debuffo la difesa fisica, anche se in realtà c'è Cloud che già debuffa in questo caso la difesa fisica. Come dire, abbiamo un buon setup in realtà, perché comunque il livello richiesto 90.000, noi siamo a 103.000, quindi abbiamo comunque un bel setup. Setup composto ovviamente dal sigillo triangolare, che in questo caso Cloud qui è perfetto, perché il sigillo triangolare per chi possiede la Murasame maxata ha il boost di danno tramite il sigillo per breccare più in fretta, quindi molto comoda questa cosa. Poi vabbè, abbiamo Water e Watera Blow da una parte e dall'altra, Water per Eris, purtroppo magie che sono molto scarse, che cercheremo comunque di pompare tramite i debuff di difesa fisica e difesa magica se ci riusciamo. Quindi comoda questa cosa. Zac ha una cura sempre al solito per poter fullare un personaggio qualora ne abbia bisogno. E poi per il resto direi che siamo con un setup abbastanza classico, quindi come quelli che vi ho già fatto vedere nelle scorse volte. Procediamo alla battaglia. Le prime wave dovrebbero... cioè potrei farla anche in auto probabilmente questa, però la faccio io sempre manualmente per una questione anche di content. Allora, qui dovremmo riuscire comunque sia, ecco, ad eliminarli molto in fretta questi, perché va bene, lui ha fatto l'attacco, ma esatto, non dovrebbe farmi tutti questi danni. Quindi prima wave andata. Tra l'altro ci sono soltanto due nemici e non tre come da Ifrit, quindi già molto comoda questa cosa. I danni che subisco sono anche molto 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 deboli, quindi qui possiamo tranquillamente rushare. Però cerchiamo di fare danni, perché sennò se si fanno esplodere, anche se è di livello basso, i danni li fanno, quindi non sottovalutiamoli. Ok, e ora siamo di fronte al paparino. Entrata spettacolare. E via, let's go. Ecco qua, vedete, lui inizia a caricare. Ovviamente noi questa roba non la possiamo abbassare, purtroppo. Cioè possiamo soltanto cercare di ridurre un pochettino la situazione. Brutto lo stun. I danni che facciamo con Cloud sono incredibili. Vabbè, sì, quei ragazzi, i danni sono pazzeschi. Come potete notare, abbiamo Cloud che viene targettato. Quindi in questo caso l'unica cosa che possiamo fare è difenderci. Qui una Tifa. Una Tifa che debuffa qui sarebbe stata molto molto comoda in realtà, perché Tifa riesce a debuffare l'attacco magico e sarebbe stato figo. Ok, qui adesso brecchiamo. Con Cloud non dovremmo avere grossi problemi in realtà, perché Cloud, vedete, brecca in modo pazzesco. Ok, oh, cambia, ok. Abbiamo doppio debuff, quindi approfittiamone. Cioè, nel senso, doppio debuff. Abbiamo il debuff fisico di terzo livello, quindi approfittiamone. Nel fare le limit adesso. E qui adesso possiamo letteralmente attaccare come se non ci fosse un domani. Una volta breccato, qui approfittatene anche per abbassare il lightning il più possibile, perché se carica quel lightning siamo fottuti. Sì ragazzi, ha chiamato i minion. Qui attenzione all'attacco, che è molto infame. Lui ha anche aumentato la sua difesa fisica. Facciamo subito fuori i minion. Ok, vedete, lui nel frattempo ne approfitta per caricare il lightning. Facciamo una cura tattica, in modo tale ci possiamo concentrare così sul fare danno.
Ok, qui ribrechiamo. Qui Cloud per il break è assolutamente incredibile. Qui se avete Cloud con la Murasame, diciamo che gran parte del break è fatto praticamente. Ok, e qui adesso, boh, si rusha verso la fase finale. Altro armor break, quindi debuff a livello massimo. Facciamo le limit. E dovremmo aver concluso senza troppa difficoltà anche il nostro Ramo. Ovviamente la difficoltà normal in questo caso è molto semplice con il team che ho adesso. Se avessi fatto la difficoltà a 160k, possibilmente avrei preso gli schiaffi da qui fino a non so dove. Quindi questo era semplicemente per farvi vedere il setup. E tra l'altro, notate, non ho fatto neanche rank S. Quindi guardate quanto ancora bisogna lavorarci nonostante tutto. Però abbiamo preso l'arma di Lucia che non ce l'avevo, quindi figa. Ok. Detto questo, ovviamente non c'è altro che debba aggiungere. Questo ovviamente è il mio setup e il mio risultato per quanto riguarda il combattimento con Ramu. Vi auguro in bocca al lupo, fatemi sapere voi invece come avete affrontato magari queste sfide e ci becchiamo come sempre con un prossimo video. Bye bye!